questa è la seconda tappa del progetto Dialogs che condividiamo con il BTT. Io ho cominciato adesso la mia ricerca con i ragazzi, i 12 ragazzi selezionati, sono straordinari, sono curiosi, sono giovanissimi, senza nessuna esperienza professionale in realtà, quindi è veramente una sfida che io intendo condurre in questa maniera, parlando a loro di quelli che sono i muri oggi, cioè i muri che impediscono il dialogo e come anche arrivare a, invece a sciogliere questi muri per trovare un punto di incontro. Quello che è interessante di questo progetto è che dialogano anche due compagnie torinesi che tra l'altro si poi dialogheranno con una compagnia scozzese, quindi direi che è veramente un momento di scambio molto importante. La grande chance anche che abbiamo è quella di poter interagire e confrontarci con operatori e enti del territorio molto importanti, prima di tutto la Fondazione Piemonte Dal Vivo che ci ospita qui alla Lavanderia, ma poi c'è il Festival Torino Danza che accoglierà la delegazione appunto scozzese e la nostra in una partnership congiunta, e poi c'è il discorso della città di Torino, da non dimenticare lo Scottish Ballet stesso che si confronta con noi, il suo staff si confronta con noi e ci accoglierà lì a Glasgow, quindi è una grande chance anche per noi compagnie. We'll be right back.